Allora, Flavio, benvenuto alla 7, grazie. Una nuova rete, una nuova avventura, grazie. Famiglie d'Italia con un format che però è storia della televisione americana. Mondiale, non solo, Francia, Inghilterra, sta credo in più di 80 paesi e poi non so i periodi della messa in onda, però è nel, ripeto, nelle, se andate a guardare le graduatorie dei giochi, come numero di paesi che lo fanno e durata, c'è il milionario, Affari tuoi e Family Feud che noi abbiamo. In italiano, cioè, la parola faida per noi era proprio impensabile e quindi è diventato Famiglie d'Italia, anche perché i protagonisti sono loro, sono 5-5, sono due famiglie che vengono a giocare. Senti, dici che la Rai, Mediaset sono altri campionati, però la 7 comunque il suo campionato lo sta giocando bene, è partita molto forte, ha fatto degli ottimi ascolti, è una rete che comunque piace anche ad un pubblico, come hanno detto prima, alto. Senti un po' la responsabilità di portare un genere in una rete che magari non lo ha questo genere, di portarlo bene? No, la cosa dell'altro campionato ha detto ama, non ho detto io, nel senso è un altro campionato, nel senso, il campionato è lo stesso, altrimenti non andremo in televisione, andremo nella lavatrice. Il campionato è lo stesso, diciamo con altri parametri, e sappiamo che dobbiamo provare a fare dei numeri interessanti. Mi piace molto una cosa, che è un po' anche come vedo la vita. Se Omnibus va bene, ma lo potevo dire a suo tempo, l'ho detto di Uno Mattina, lì comincia a vincere pure Affari tuoi. Non è che le cose si accendono da solo nel deserto. Se Omnibus va bene, c'è Coffee Break, poi arriva Parenzo, poi arriva la dottoressa Panella, poi c'è quello, poi c'è la sorpresa, c'è il documentario, c'è il dottor Augias. E arrivi tu che, come nel ciclismo, ti stanno tirando la volata. Saremo bravi pure noi a tirare la volata al direttore Mentana, che non ha bisogno di noi, ma sicuramente dare una mano, così come l'Eredità dà una mano sempre fortissima a TG1, no? Sono schemi innegabili. È un modo anche di vedere la vita, stiamo tutti assieme e ci diamo una mano. Cerchiamo di arrivare da ultimi arrivati, l'accoglienza a Milano alla presentazione palinsesto è stata bellissima, perché tutte le star, donne e uomini della 7, hanno usato una parola a me cara, cioè benvenuto. In questo mondo dei respingimenti, di gente che viene lasciata morire in mezzo al mare, mi hanno detto benvenuto e quindi cercherò dal 7 sera di meritarmi questo, anzi da stasera 4 se mandate sto pezzetto, cioè, da stasera a propaganda da Diego cercherò di meritarmi questo benvenuto. Come? Lavorando bene, in allegria, cercando di far vivere questo programma che è innegabile in America, nel mondo è un successo. Dice qua, ragazzi, ci proviamo, se c'è la sfera di cristallo, la notte mi date su un canale privato che vi dicevo in amore sarai fortunato e non ce l'ho la sfera, c'ho i tentativi della vita, era Mago Flavio, risponde su amore, lavoro, vita privata. C'è bisogno di leggerezza anche su questa rete, quindi in un paese come il nostro. C'è la leggerezza, però posso dire una cosa, io perché so fan, li ho visti nascere perché lavoravamo a Delle Vittorie, propaganda era gazebo, noi facciamo Affari tuoi, e secondo me quello è il modo più alto di trattare gli argomenti, che è la parola che usava il mio maestro Proietti 100 anni fa, cioè la contaminazione. Nella puntata di propaganda si passa dallo speciale, dal servizio struggente della dottoressa Mannocchi, si torna a ridere, c'è una parodia, ci sono i servizi col montaggio, c'è la classifica, c'è la canzone, c'è l'ospite, si torna a parlare della guerra. Per me la televisione fatta bene bene è quella là. Ma no, per carità, non è che perché c'è Floris, cioè tutti i programmi che sapete meglio. È chiaro, un programma di politica, poi ci può essere il comico che arriva, la presentazione del libro che alleggerisce. Ma non è che giocare un'ora è vergogna, dice scusate, adesso siamo qui, poi ritorniamo a parlare. Alto e basso vanno insieme. Ripeto, è un po' la fregatura di quando la cultura mette la K davanti alla C e allora dice oddio, che me vuoi insegnare? E la gente scappa. Io non mi stancherò mai di ripeterlo. Quando ho trovato gli insegnanti di teatro, finalmente la Divina Commedia mi è apparsa in tutta la sua bellezza. Fino a quando mi hanno minacciato solo che per martedì prossimo ci sono 18 terzine da fa a memoria, mi è sempre sembrata, scusa, una palla infinita, dove dovevo solo andare con la memoria. Quando gli insegnanti di ricezione a scuola e poi Proietti, voglio dire, in maniera definitiva, mi ha spiegato cosa c'era dentro, te ne innamori e non la molli più. Allora, secondo me, si uniscono le cose, poi va a capire in quel momento cosa è basso, cosa è alto. Magari una persona torna distrutta dalla giornata di lavoro, pensieri così, fammi vedere, mi faccio due risate. Una volta un primario famosissimo, ero in visita dai bambini del Gemelli, mi disse le posso dire una cosa e ringraziarla. Facevo Affari tuoi, mi mettevo i cappelli, mi mascheravo e qua.
dice, quando lei si mette lì a fare il giullare, dice, io vedo i bambini in chemio che ridono, dice, quelle risate là vanno insieme, insieme alla chemioterapia, dice, continui a farli ridere così. Quindi speriamo di far ridere dalle 6:30 più o meno fino all'ora del TG, e poi magari uno si rimerge nella guerra, nella disoccupazione, in tutto quello che il mondo purtroppo ci regala, cioè, però mi sono fatto due risate, adesso mi guardi il TG. Lo schema è quello, ma ripeto, non è che arriviamo con vergogna dicendo scusate, adesso qui dentro sta bellissima biblioteca suoniamo a batteria. Facciamo quello che sappiamo fare, facciamo i giullari. Flavio, senti, ma tu sei anche un attore amatissimo, il pubblico si chiede se magari farai anche qualche fiction, qualche cosa con altre reti, perché ad esempio il tuo amico Nino spazia da una rete all'altra, cioè la tua è una porta chiusa, una porta semiaperta a fare anche delle fiction con la Rai stessa. No, no, guardate, io ringrazio, nel senso, perché tra le cose che mi avevano proposto, senza dire il nome, c'era anche una fiction, ma a me, impauriva, ce lo siamo già detti prima, di più questo viaggio qua mi faceva paura, nel senso che ce la sapremo fare questa traversata, quindi ho accettato questa. Quella, ma io non chiudo mai le porte, ma non per diplomazia quella furba, perché non mi piace andare via sbattendo la porta dicendo senti, quelli che dicono sentirete parlare di me, no, non c'è niente. Ho ringraziato quasi a tutti i piani della Rai, ascoltando e salutandoci, è venuta questa occasione. Poi un giorno tornerà la fiction, simpaticamente ogni tanto Andrea gli dico, ma tu non li produci telefilm, la 7 per ora non li produci, ma mai dire mai, però ti posso dire una cosa per volta, adesso nella mia vita, nella mia giornata c'è il programma, stiamo cominciando a riprovicchiare un po' lo spettacolo teatrale perché lo dobbiamo limare, non mi piace fare 100 cose insieme, so vecchio e me stanco, e quindi la mia giornata bellissima, lunghissima passa qui alla 7. In effetti il format è abbastanza famoso, è durato quasi 50 anni. Continua ancora. In Italia si era già provato a portarlo sugli schermi italiani, ci aveva provato Mediaset, addirittura la seconda edizione aveva condotta Mike Bongiorno. Era uguale? Il format è lo stesso, voi sicuramente... Mi sono andati via gli autori, quelli con la memoria storica, se tu mi dici che è così ti mi fido. Non c'è nessuna pressione all'idea di portarlo una terza volta, questo programma. Ma tu ricordi te e tua madre? Ti assicuro che sono più grande di te? No, manco ero nata io. Sei andata a studiare per dire una cosa. Te lo ricordavi tu? Tu l'hai visto? No, hai letto, hai scaricato, hai detto il gioco l'ha fatto Mike. Vabbè. È una curiosità, è legittima. Ma l'hai visto? No. E quindi guardate questo. Può essere che ti piace, poi te vai a guardare Mike che sicuramente avrà fatto meglio, ma se vuoi vedere proprio il top ti devi guardare l'americano, Steve Harvey che lo presenta, se no stiamo a parlare proprio di niente. Perfetto, grazie.